Cantieri, linee 2 e 3, tranvia di Firenze. Le principali modifiche di fine aprile 2016. Cominciamo dalla linea 2. Dal 26 aprile si procede alla demolizione del cordolo in viale Belfiore che prepara l'istituzione del senso unico verso Porta al Prato. Le operazioni di rimozione vanno avanti fino al 29 aprile, quando sarà revocata la corsia in direzione di via Guido Monaco e il viale diventerà senso unico verso Ponte alla Vittoria. 2 maggio prenderanno il via i lavori per realizzare l'itinerario protetto per i veicoli provenienti da Viale Belfiore diretti verso Viale Fratelli Rosselli o Via Jacopo da Diaceto. Il cantiere andrà a occupare il controviale Fratelli Rosselli, il tratto di Porta a Prato di collegamento tra Via della Scala e Viale Belfiore, lato edifici, e l'area in corrispondenza dell'intersezione tra Viale Fratelli Rosselli e Via Jacopo da Diaceto. Passando alla linea 3, dal 26 aprile è chiusa Via della Cernaia nel tratto Via dello Statuto, via 24 maggio. Saranno inoltre effettuate in orario notturno le operazioni di montaggio della galleria Parasassi in Viale Strozzi, in un tratto a due corsie lato Vasca. Si tratta di una sorta di tunnel artificiale realizzato per garantire la protezione dei veicoli in transito al lato del cantiere. Per 2 settimane, quindi, da mercoledì 27 aprile, in orario 21:07, le due corsie interessate saranno chiuse e la circolazione deviata verso Viale Lavagnini, Viale Leone X, via Lorenzo il Magnifico, per rientrare in viale Strozzi verso viale Belfiore.